io sono veramente molto contento che Claudio abbia accettato di ritornare. Io ne sono felicissimo, sono molto legato a Claudio. Claudio incarna perfettamente la mia idea di basket, fatta di mentalità vincente, determinazione, competenza, e quindi sono felice. Ripartiamo con gli obiettivi che abbiamo sempre, cioè quelli di cercare di vincere questo campionato. Ma con Claudio una cosa molto importante, che sono felice di fare basket con lui. Sicuramente si può parlare di ritorno a casa, Claudio, questa è una nuova ripartenza qui. Sì, una nuova ripartenza, sai, i giovani oggi fanno l'Erasmo, vanno all'estero con la scusa di voler imparare una lingua e poi tornano a casa perché sanno trovare sicurezza, sanno di trovare certezze, e per me è capitata la stessa cosa. Sono andato a imparare ancora lontano e ora rientro a casa in famiglia, dove spero di portare e dare degli apporti di un certo livello. Cosa aspettarsi, domanda per entrambi, dalla Bakery 2017-2018? È di avere quella mentalità vincente, quella determinazione, che una società come la nostra e un pubblico come quello che si è creato, si è formato, come affetto nei nostri confronti, aspetta. Quindi abbiamo tutti una grande determinazione, un grandissimo entusiasmo, lo dobbiamo portare in palestra. E lo dobbiamo portare sul campo, dobbiamo soddisfare questo bellissimo pubblico che ci ha seguito, e con il nostro obiettivo, quello di avere la determinazione e la voglia di vincere. Con questo logicamente parti già con un grandissimo vantaggio, con un grandissimo potenziale. La società inizia il suo settimo anno, ha basi molto radicate. Quando Claudio è stato con noi all'inizio di questo percorso e ci ha dato un grandissimo contributo per impostare tutto questo lavoro. Questo lavoro adesso si è concretizzato, abbiamo un settore giovanile sempre più composito. E quindi il nostro dovere nei confronti anche della città è quello di mirare a sempre al massimo. E Claudio, questo sicuramente per noi è una garanzia. Ma con quello che ha detto il Presidente, guarda, noi ci manca solo di fare una cosa, di rimboccarci le maniche e lavorare. Lavorare per dare tutto quello che la società, il Presidente in prima persona, dà come entusiasmo, dà come voglia di arrivare, come voglia di vincere.